Jim Damon, Nico Sheep. Siano A, input in C, un aperto. F, una funzione di A in C. Precisamente scriviamo F. La z è uguale a x più y appartenente ad A associa f di z uguale a u x y più i v x y appartenente a g una funzione analitica con f primo continua e gamma una curva per t appartenente da B associa gamma di T uguale X di T più G più Y di T appartenente ad A una curva regolare a tratti semplice e chiusa se l'interno di gamma, il sostegno di gamma è contenuto in A, allora l'integrale su gamma di f di z di dz è uguale. Cosa dice questo teorema, ragazzi? A è un aperto di C. Io sto richiedendo che A sia nel connesso e semplicemente connesso. D'accordo? A potrebbe avere per esempio un buco. Noi abbiamo un buco. Poi se f è una funzione definita in A analitica con derivata prima continua. Attenzione, questo non mi chiede la derivata prima di f sia continua. Poi se a gamma una curva regolare a tratti semplice e chiusa con il sostegno contenuto in A. Poi sta facendo un'altra richiesta. Voi vi ricordate quando avete una curva chiusa e semplice nel piano, questo divide il piano in due regioni, entrambi aventi la gamma come frontiera,
uno è limitato e l'altro è limitato, d'accordo? E solo uno è complementare dell'altro. Allora l'unione compreso gamma vi dà tutto il piano, tutto R4, e questo ce lo dice il lemma, ce lo assicura l'esistenza di questi due domini, il lemma di Jordan. Noi cosa chiediamo? Che l'interno di gamma sia tutto contenuto in A. Quindi per esempio questa è la vostra curva gamma, d'accordo? Noi chiediamo che l'interno di l'interno di questa curva si trovi tutto in A, cioè che non ci siano buchi che cadono in questo interno, d'accordo? Per esempio, non va bene, se io prendo questa mia curva gamma, allora l'integrale lungo questa curva gamma vale 0. Però se ragazzi, se invece prendo la curva qui, questa curva, prendo una curva qui, qua c'è un buco, ho messo. Se questa è la mia curva gamma, non è detto che l'integrale sia uguale a 0, perché l'interno di gamma non è tutto contenuto in A, perché l'interno di gamma comprende anche il buco che non si trova in A, d'accordo? Quindi è importante come si sceglie. Ragazzi, non ho specificato l'orientamento perché l'interfaz va a 0, quindi o prendo un verso opposto, sempre 0 parallelo. C'è una dimostrazione di questo risultato. Allora, integrale su gamma f di z in dz, possiamo scriverlo usando, in termini 2b, in termini 2b tramite forme, integrali forme differenziali. Abbiamo scritto ieri, vedete? L'ho riportato qua sopra, è quello che sta scritto lì sopra, vedete? Quindi questo posso scrivere come integrale su gamma u dx meno b dy più i integrale su gamma di b dx più dx, d'accordo? Questo va sopra, l'abbiamo mostrato ieri, questo fatto ieri, sì. Di dx meno b dy più i integrale su gamma b dx più dy. Ragazzi, iniziamo con d. Il dominio interno a gamma, d'accordo? Allora ragazzi, possiamo usare le formule di Gauss-Green che permette di trasformare un'integrale di area nell'integrale di una forma differenziale lungo la frontiera. Usando le formule di Gauss-Green, questo è cosa qua? È uguale a, ragazzi, supponiamo che gamma sia parametrizzato in modo tale che sia orientato positivamente, tale che la frontiera di D sia orientato positivamente, d'accordo? Questo è uguale a U di X, applichiamo le formule di Gauss-Green, queste qua dove riuscite qua le formule di Gauss-Green, allora U di X, questo è uguale a l'integrale doppio su D U di X meno la derivata di U rispetto a Y, poi in Y viene meno la derivata di B rispetto a X dx dy più I l'integrale doppio su D B dx la derivata meno la derivata di B rispetto a y più la derivata di u rispetto a x dx di y. Ragazzi, domanda: possiamo usare le formule di Gauss-Green? Quando è che si possono usare le formule di Gauss-Green? Lo cito da sopra, vedete, quando la funzione g deve essere classe c1 di d. Noi stiamo usando le formule di Gauss-Green alle funzioni u
e b. Una cosa imposto, ragazzi, che f' sì, è continua. Vuoi sapere chi è f'? F' è uguale alla derivata di u rispetto a x più la derivata di b rispetto a x, e anche uguale a 1 più la derivata di u rispetto a y più b la derivata di b rispetto a y. D'accordo? E guarda, andiamoci in questo modo. In questo modo qui. D'accordo? Voi sapete che f' è continua. Una funzione complessa è continua soltanto se la sua parte reale e la sua parte immaginaria sono funzioni continue. Quindi questo ci dice la radio rispetto a x e la radio rispetto a y sono continue. La radio di u rispetto a y, la radio di b rispetto a y sono funzioni continue. Quindi u e v sono funzioni di classe C1, quindi bisogna applicare le formule di Gauss-Riemann. D'accordo? Questa ipotesi f' continua ci permette di applicare le formule di Gauss-Riemann. Casa, questa è una fine a questo punto. U è analitica, quindi condizione necessaria, u e v verificano le condizioni di Cauchy-Riemann. Quali sono le condizioni di Cauchy-Riemann? La derivata di u rispetto a x è uguale alla derivata di v di v rispetto a y. D'accordo? Scusate, abbiamo che, mi dà una seconda, la derivata di u rispetto a y è uguale a meno la derivata di v rispetto a x. Quindi questo fa 0, questa quantità fa 0. Per la prima formula di Cauchy-Riemann avete la derivata di u rispetto a x è uguale alla derivata di b rispetto a y, quindi questa funzione fa 0. Quindi questo è uguale a 0. Questo è uguale a 0, questo è per ma in questo applicato le formule di Gauss-Riemann, questo è uguale, lo fa tutto uguale a 0. D'accordo? Si applica prima le formule, prima si scrive le integrali in termini di integrali di forme differenziali, poi si applicano le formule di Gauss-Green e poi le condizioni di Cauchy-Riemann. Visto che nella dimostrazione è un ruolo importante il fatto che f' sia continuo. Però c'è un ulteriore teorema, il teorema di Cauchy-Riemann, cosa ha provato? Che la tesi di questo teorema, del teorema di Cauchy, continua a valere se si elimina l'ipotesi f' continua. D'accordo? Quindi la tesi del teorema di Cauchy è ancora vera se si elimina l'ipotesi f'. La dimostrazione più complicata, puoi dimostrare che A è una aperto, f è una funzione soltanto analitica, quindi non richiediamo più che f' sia continuo.
d'accordo? Poi gamma è una curva regolare a tratti, semplice e chiusa. Se l'interno del sostegno di gamma è contenuto in A, allora l'integrale di F su gamma vale 0. Quindi potete eliminare l'ipotesi di continuità di F. E nel seguito useremo, useremo la formula, useremo in verità il teorema di Cauchy corsa senza l'ipotesi di continuità su F. Osservazione, ragazzi, se una curva è chiusa ma non è semplice, l'integrale lungo di essa, questa, può essere sempre decomposto nella somma di integrali su curve chiuse e semplici, d'accordo? Una curva regolare a tratti è chiusa, l'altra è chiusa, può essere decomposto nella somma di integrali su curve regolari a tratti chiuse e semplici. Allora, in virtù di questa osservazione, seguente proposizione: sia A chiuso di C un aperto semplicemente connesso ed è una funzione di A in C analitica. Allora F A per D, se non mette primiti perché le semplicine sono infinite, ma sono rimaste sono infinite, difficile avere una costante. E del teorema di caratterizzazione delle funzionali, delle funzioni con primitive che abbiamo visto ieri. Perché, ragazzi, prendete una curva chiusa, prendete A, considerate A, prendete una curva chiusa in A, la potete sempre decomporre e considerare un'integrale di F su A. Potete decomporre questa integrale nella somma di integrali su curve chiuse, semplici e regolari a tratti. Prendete la curva di partenza regolare a tratti. D'accordo? Allora, siccome l'insieme è semplicemente connesso, l'interno di ognuna di queste curve è tutto contenuto in A e quindi l'integrale fa 0. E quindi questa, ricordate, questa è la seconda condizione di ieri, affinché fosse, cioè avevamo viste tre condizioni equivalenti: F ammette primitiva, l'integrale lungo le curve chiuse regolari a tratti vale 0, e poi c'è la terza condizione, erano tutte e tre equivalenti. Quindi la seconda condizione è soddisfatta immediatamente e quindi avete che la funzione è
ammette primitiva. È chiara la dimostrazione? Come la ripeto? Voi avete la vostra funzione analitica, volete fare vedere che ammette primitiva. Prendetevi una curva regolare a tratti, comunque prendete una curva regolare a tratti, chiusa con sostegno in A. Quindi calcolate l'integrale lungo questa curva. Se fate vedere che l'integrale vale a zero, è finito. Avete in virtù della proposizione di ieri, la funzione ammette primitiva. D'accordo? Ma cosa fate? Voi questi integrali lungo questa curva chiusa, lo decomponete nella somma di integrali lungo curve chiuse, semplici e regolari a tratti. L'insieme è semplicemente connesso. Quindi in ognuna, l'interno di ognuna di queste curve è tutto contenuto in A, perché la curva non c'ha buchi, A non ha buchi. E quindi per il teorema di Cauchy plus A vale 0. Quindi la condizione è soddisfatta e quindi la funzione è analitica. Vediamo l'altro corollario. Il teorema di Cauchy plus A. Siano A inclusi in C un aperto. F è una funzione di A in C analitica. Gamma 1 per T appartiene alla V assolta, gamma 1 di T appartenente ad A, e gamma 2 per T appartenente a CD associa gamma 2 di T appartenente ad A. Due curve regolari a tratti semplici e chiuse. Indichiamo con questo curve regolari tra semplici e chiuse con sostegno in A, poi indichiamo con D1 e D2 rispettivamente l'interno del sostegno di gamma 1 e l'interno del sostegno di gamma 2. Se D2 è contenuto in D1 e D1 meno D2 è contenuto in A, allora integrale su gamma 1 di F di Z in Z uguale integrale su gamma 2 di F di Z in Z, dove gamma 1 e gamma 2 sono orientate nel verso antiorario. Cioè qualcosa vuol dire verso antiorario, che è il verso antiorario, è il verso tale che la frontiera di D1 e di D2 sono orientate positivamente. Questo vuol dire. Ragazzi, in tutta la restante parte del corso
quando consideriamo due curve chiuse, le supponiamo sempre orientate nel verso antiorario, cioè tali che il indicato con D, il dominio interno alla curva, la frontiera di questo dominio sia orientato positivamente. Non lo dirò più, ma sempre così saranno orientate. Cercate che cosa dice questo teorema, la nostrazione immediata. Questo è il vostro insegnante, d'accordo? Supponiamo che ci sia un buco. Avete due curve. Allora, avete questo insieme aperto e una funzione definita di valore C analitica. Avete due curve. Questa è la curva gamma 1. E questa è la curva gamma 2. Sono due curve chiuse, semplici, regolari a tratti e con sostegno finale. Che cosa state chiedendo, ragazzi? Che, per esempio, indicate con D1 chi è la regione, la regione interna a gamma 1. E D2 chi è la regione interna a gamma 2. Vuol dire che la regione interna a gamma 2 sia contenuta nella regione interna a gamma 1. E questo è perché, cioè, vuol dire che moralmente che il sostegno di gamma 2 si trovi nell'interno del sostegno di gamma 1. Ma ragazzi, cosa state chiedendo? State chiedendo che D1 meno D2 sia incluso in A. Cioè, D1 chi è? L'interno di gamma 1. D2 è l'interno di gamma 2. Voi state chiedendo che la zona che si trova tra queste due regioni sia contenuta in A. State chiedendo. Che questa regione qua sia contenuta in A. D'accordo? Ragazzi, vedete, questo, il fatto che il vostro dominio ha un buco, non faremo in questo caso. D'accordo? Perché voi non state chiedendo che l'interno delle due regioni, di ognuna delle regioni, o anche di una delle due regioni, sia contenuto in A. State chiedendo invece che la differenza dei due interni sono contenuti in A. Quindi ci può essere un buco. Non fa niente questa questione. D'accordo? Vabbè. Allora cosa dice? Allora, come stiamo orientando queste curve, ragazzi? Gamma 1 sta orientando nel senso antiorario, in modo tale che la frontiera di D1 sia orientata positivamente, e D2, gamma 2 anche, nel verso antiorario, in modo che la frontiera di D2 sia orientata positivamente. D'accordo? La cosa dice questo teorema? Che l'integrale di F su gamma 1 è uguale all'integrale di F su gamma 2. Allora, c'è qualche altro colore. Allora ragazzi, seguite la dimostrazione, non è molto rigorosa, però vi dà l'idea di cosa succede. Prendete un punto sul sostegno gamma 2, d'accordo? E muovetevi lungo un segmento sul sostegno di gamma 1, d'accordo? Arrivato su gamma 1, percorrete gamma 1 nel verso antiorario. Fino ad arrivare a questo punto, per la stessa altezza, ritornate su gamma 2 e continuate a muovere muovetevi sulla parte superiore di gamma 2
sempre al verso antiorario. E qua fisso un punto su gamma 2. Cambio il segmento, vado su gamma 1. Mi muovo nel verso antiorario fino ad arrivare a un punto che sono proprio sulla stessa altezza. E da questo punto vado su gamma 2, ritorno su gamma 2 attraverso il segmento. E poi mi muovo sempre in verso antiorario su gamma 2. No, scusate, il verso orario su gamma 2, scusate. Su gamma 2 è il verso orario in questo momento. Dove sto muovendo? Quindi sulla parte superiore di gamma 2, nel verso orario. Questa curva chiamiamola, gamma. Poi anche se trovo un altro versetto. Adesso dovete partire da questo punto. D'accordo? Muovetevi lungo gamma 2 del verso antiorario, però sulla parte di sotto. Arrivato all'intersezione col segmento, mi muovete sul segmento con il verso opposto a quello di prima. Poi scendete sulla curva, andate sulla curva gamma 1, muovendovi adesso nel verso orario. Guardando il segmento, ritornate indietro. Questa curva la chiamate la delta, questa curva. D'accordo? Ragazzi, guardate, sia la curva gamma, la curva gamma com'è? Una curva chiusa, semplice, regolare a tratti, il suo sostegno è contenuto in A. E nell'interno di gamma, no? L'interno di gamma è tutto contenuto in A. D'accordo? Perché come abbiamo costruito le curve gamma 1 e gamma 2. Quindi in virtù del teorema di Cauchy-Corsa, l'integrale di f su gamma f di z in z è uguale a 0. D'accordo? Vogliamo integrare su delta. Allora, delta è una curva regolare a tratti, chiusa, semplice, e l'interno della curva, l'interno del sostegno di delta, il sostegno di delta è contenuto in A, e l'interno del sostegno di delta è tutto contenuto in A. Per le cose che abbiamo fatto sono le curve gamma 1 e gamma 2. Allora, in virtù del teorema di Cauchy-Corsa, integrale su delta di f di z di z è uguale. Quest'altro che cosa implica? Sommate che l'integrale su gamma di f di z in del z più l'integrale su delta di f di z in del z è uguale a 0. Insomma, vi trovate? Ma ragazzi, chi è l'integrale su gamma per l'integrale su delta? Guardate i segmenti una volta vengono percorsi in un verso, un'altra volta vengono percorsi nel verso opposto. In virtù della proprietà dell'integrale abbiamo visto ieri, i due integrali sono uno opposto all'altro, quindi la somma si elimina, quindi gli integrali sui segmenti spariscono. Cosa resta? Resta l'integrale sulla curva gamma 1 percorsa nel senso antiorario, quello che noi abbiamo fissato. Quindi resta l'integrale su gamma 1 di f di z in dz. Poi cosa resta, ragazzi? L'integrale su gamma 2 percorso come? Nel verso orario. Noi cosa abbiamo detto? Questo è l'integrale su gamma 2 percorso nel verso antiorario. Quindi questa era uguale a meno l'integrale su gamma 2 di f di z. Quindi questo meno questo è uguale a 0. Questo fatto implica che l'integrale su gamma 1 di f di z in dz è uguale all'integrale su gamma 2 di f di z in dz. Chiaro? Grazie. La seconda parte della dimostrazione è rigorosa. La meno rigorosa è la costruzione delle due curve. L'ho fatto con un disegno, non l'ho fatto proprio rigorosamente da me. Abbiamo capito qual è lo spirito della dimostrazione.
faccio questo segno di gamma 1, questo gamma non gamma 1. Questo è interno, questo è gamma 1, l'interno è gamma 2. Formula integrale di Cauchy. C aperto. In F la Z appartenente ad A associa F di Z appartenente a C 1 funzione funziona la vita, ah, F che a Z parte mentre la socia F di Z è una funzione analitica e Z a 0 appartenente ad A. Se gamma tale che a T appartenente alla B associa gamma di T uguale X di T più Y di T appartenente a C e appartenente alla scusa è una curva regolare semplice chiusa e tale che denotato con D interno di gamma il contenuto in A che Z0 appartiene a D allora F di Z o ad A1 fatto 2 direte integrale su gamma di F di Z fatto Z meno Z0 quando parliamo di interno di una curva stiamo intendendo
la regione interna, nel senso di interno, cioè senza la frontiera, senza la curva. Okay. 1 fratto 2 pi greco i. Mi darà sul gamma di f di z per z meno z0. Gamma non può circondare, non potete pigliare gamma che vi circonda, che circonda il buco, d'accordo? E inoltre z0 deve stare all'interno di questa regione. Allora, la f in z punto z0 è uguale a 1 su 2 pi greco i, l'integrale su gamma di questa funzione f di z fratto z meno z0 in dz. Cosa dice ragazzi normalmente questo risultato? Che se voi conoscete i valori di f lungo la curva, se sapete la funzione della radice e conoscete i valori di f lungo la curva, automaticamente conoscete i valori di f all'interno tramite questa formula, d'accordo? Basta conoscere il valore, per questo è integrale sulla curva, quindi vi dà soltanto i valori di f sulla curva, d'accordo? Una volta che conoscete i valori di f sulla curva, siete in grado di calcolare i valori di f. F di z a 0, siete in grado di conoscere i valori della f nei punti interni alla curva. Allora, c'è una dimostrazione. Allora, r0 maggiore di 0 vale che per ogni r appartenente all'intervallo 0 r0 gamma r che è a chi appartenente a 0 2 pi greco associa z a 0 più r cosine di t più i r cosine di t appartiene a r. Cosa dicete ragazzi? Sia r 0 maggiore di 0, un numero reale, tale che comunque prendo r compreso tra r ed r 0, la circonferenza sia, scusate, contenuta in D. Sia contenuta in D. Cosa sto dicendo qua? Sia R0 tale che comunque prendo R compreso tra 0 ed R0, la cosa che è la circonferenza di centro Z0 e raggio R sia contenuta. Questa è la raggio R.
è la circonferenza di centro z0 e raggiunto. Siccome D, ragazzi, è un aperto e z0, a partire da D è evidente che esistono r0 che corre, pare che questa proprietà sia soddisfatta. Allora, ragazzi, in virtù del teorema precedente, che cosa abbiamo? Sì. Per ogni R appartenente a 0 R0, l'integrale sul gamma di F di Z di Z è uguale a integrale su gamma R di F di Z di Z. Gamma R, questa è la circonferenza. Questo, scusate bene, questo è il sostegno, la circonferenza è il sostegno della curva gamma R. D'accordo? Allora, ragazzi, in virtù di questo corollario, l'integrale su gamma è uguale all'integrale su gamma R. Dove, ragazzi, sempre, non lo scrivo più, però lasciamo. Dove gamma e gamma R, come è orientata gamma? Nel verso antiorario. Gamma R è orientata col verso antiorario. Siamo. Gamma H Z verso antiorario. Allora, ragazzi, in virtù di questo teorema, l'integrale su gamma, ragazzi, se non ci avessi messo z meno z a 0, c'era meno l'uguaglianza. Mi viene caso di metterci qua sotto z meno z a 0. Se non avessi messo z meno z a 0, era vero l'uguaglianza? Ed era immediata, discendeva dal teorema proprio di Cauchy-Gorsat, perché entrambi erano uguali a 0. D'accordo? Quindi, se non ci mettiamo a 0 meno 0 e viene tutto questo uguale a 0, questo è uguale a 0, è finito. Era finito per fare Cauchy-Gorsat. Mettiamoci la funzione, cioè f di 0 fatto 0 meno z a 0. Facciamo questa funzione, ragazzi, perché questi due integrali sono uguali? La funzione f di z meno f di z fratto z meno z a 0, dove è definita? Dove è definita questa funzione? Dove è definita questa funzione? In a meno il punto z a 0. L'insieme di definizione di questa funzione è a meno il punto z a 0. D'accordo? Ma noi cosa ci interessa? A noi ci interessa che la regione tra le due curve si trovi nell'insieme di definizione dove la funzione è analitica. Questa funzione è analitica in A meno il punto z a 0. E questa regione qua va bene, perché qua quella funzione è definita il punto z a 0. Ma in questa regione non ci sarà il punto z a 0. D'accordo? Quindi siamo bene, possiamo applicare il teorema precedente. Chiaro? Quindi queste parole in aereo appartenenti a 0 abbiamo questo in virtù di questo corollario. Questo fatto implica che l'integrale su gamma di f di z fratto z meno z0 in z è uguale al limite per r che tende a 0 l'integrale su gamma r di f di z fratto z meno z a 0 in z. Questa funzione è costante rispetto ad r, per ogni r questo integrale è uguale a questo. Quindi, quando faccio dire per r che tende a 0, ottengo la costante, ovviamente. Li trovate?
questa centella di radio, questa circonferenza a 0. Che cosa vuole questo integrale? Il limite per R che tende a 0. Chi è quell'integrale, ragazzi? La prima definizione di integrale, integrale tra 0 e 2π greco. F è la funzione calcolata sulla curva, quindi viene F di z0 più R coseno di t più i R seno di t. Chi è z meno z0? Devo fare z, è questo, meno z0 resta R coseno di t più i R seno di t, R coseno di t più i R seno di t. Per cosa va moltiplicato il tutto? Per che cosa va moltiplicato? Per la derivata di gamma R. La derivata di gamma R chi è? Viene per meno R seno di T più R coseno di T in dt. Vi trovate? Ma questo come posso scriverlo? Questo è uguale a limite per R che tende a 0 e integrale tra 0 e 2 pi greco F di z0 più R coseno di t più i R coseno di t tanto R coseno di t più i R coseno di t più i per R per R coseno di t più i R coseno di t di t. Cosa fate, ragazzi? I per R coseno di t sta qui, i al quadrato fa meno 1, quindi meno R seno di t, d'accordo? Meno R seno di t più i R coseno di t, l'ho scritto come i che moltiplica R coseno di t più i R seno di t. Infatti, i per R coseno di t è questo termine qua, i al quadrato è meno 1, quindi meno R seno di t è questo qui. Questo e questo possono semplificare. D'accordo? Ragazzi, la costante I la posso portare fuori del segno di integrale. Ragazzi, supponiamo di poter scambiare il segno di limite con il segno di integrale. D'accordo? Questo viene. Se possiamo... Se è lecito scambiare il segno di limite con il segno di integrale, cosa viene questo? L'integrale tra 0 e 2 pi greco, il limite per r che tende a 0 di f di z0 più r coseno di t più i r seno di t in dt. Se è permesso questo passaggio, se posso scambiare il segno di limite con il segno di integrale, ottengo questo valore. Ragazzi, ma quando R tende a 0, questa a cosa tende? A F di Z a 0. C'è una costante che la porta pure il segno di integrale, quindi questo è uguale a I F di tra 0, cosa resta? L'integrale tra 0 e 2π greco di 1 che non è altro che 2π greco. Quindi dividendo ambi i membri per i 2π greco, questo fatto implica la vostra tesi. F di z0 uguale 1 fratto 2 greco i integrale di f di z fratto z meno z0
d'accordo? L'ultimo punto da chiarire è se è lecito questo passaggio. Posso scambiare il segno di integrale con il segno di limite. Ragazzi, vediamo allora se è possibile fare questa operazione. Noi sappiamo che F è analitica, d'accordo? Questo fatto implica che F è continua fino a. Questo fatto implica quindi che F è continua in Z0. Cioè, cosa vuol dire che F è continua in Z0? Che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0. Z appartiene ad A e la norma di Z meno Z0 il modulo che è minore di delta epsilon implica il modulo di F di Z meno F di Z0 che è minore di epsilon. Ma guardate cosa implica, che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta epsilon maggiore di 0 tale che R è maggiore di 0 e minore di delta epsilon implica il modulo di Z0 più R coseno di T R seno di T meno Z0, questo è altro che R per il modulo del coseno di T più I seno di T che è uguale ad R minore di delta Y per ogni T appartenente a 0, 2, Y. Fatto implica che il modulo di F di Z0 più R coseno di T più I R seno di T meno F di Z0 è minore di Epsilon per ogni T appartenente a Z2. Copiate e poi commentiamo. Poi facciamo una pausa.
F analitica in A indica che F è continua in A. Questo altro indica che F è continua in Z0. Cosa vuol dire continuo? Definito tra ogni epsilon maggiore di 0, non delta epsilon maggiore di 0. Sapete che Z appartiene ad A e il modulo di Z meno Z0 è minore di delta epsilon, la distanza tra F di Z e F di Z0 è minore di epsilon. Questo altro cosa indica? Per ogni epsilon esiste un delta epsilon tale che prendo R compreso tra 0 e delta epsilon. Allora, valutiamoci la distanza di questo punto del punto z0 più r cosine t più r serie t dal punto z0. Questa distanza. Questa e questa si semplifica. Cosa resta? R lo porto fuori. R per il modulo di cosine di t più i seno di t, ma il modulo di questo vale 1. D'accordo? Quindi resta r che abbiamo assunto minore di delta epsilon. Quindi la distanza da questo punto e il punto z0 è minore di delta epsilon. Allora, chiamare questo z, in virtù di questa proprietà vedete che la f in questo punto meno la f in z0 è minore di epsilon. Questo però, ragazzi, probabilità appartenente a 0 2π greco. Cioè, questo delta epsilon non dipende da t. D'accordo? Questo non dipende da t. Basta questa proprietà. Si dice che vedete, immaginare R invece prende sui numeri reali, prende sulla, invece prenderla su tutto l'intervallo 0 R0, prende sulla successione di numeri reali che tende a 0. Avete qua la successione di funzioni. Questa qua, la successione di funzioni che dipende da R, tende a F di Z0. E qua, quando succede questa proprietà, che questa è per la probabilità appartenente a 0 2π greco con delta epsilon indipendente da t, si dice che la convergenza è uniforme. Questa successione f di z0 più r cosine di t più r sine di t, questa vedete con successione della r, tende a f di z0 uniformemente rispetto a t. Quando c'è la convergenza uniforme è possibile scambiare i segni di limite con segni di integrale. Questo non è possibile, non avete fatto. D'accordo? Però se avete questo tipo di convergenza, se è una convergenza uniforme, potete scambiare il segno di limite con il segno di integrale, quindi tutto questo. Vabbè, ragazzi, 5 minuti.